Ciao a tutti, gente, sono Caso 90, benvenuti qua di nuovo su un altro episodio su Overwatch. Stavolta siamo con Rodog, colui, cioè una persona, non mi ricordo chi, mi ha scritto: Caso, fai il video col personaggio Porceddu. Questo è il Porceddu, perché vedi, c'ha il... non lo so, sembra un maiale, sembra, ecco perché. Quindi questo sarà il nostro sardo di Overwatch. Sarà Rodogu, sarà Rodogu. Rodog è un tank per modo di dire, perché è della parte di tank, però non ha niente per supportare veramente il team, a parte il gancio, quello che vedete adesso, quello che fa praticamente ha la mossa di Scorpion, è conosciuto per la mossa di Scorpion, Rodog, ovvero vediamo un po' se riusciamo a colpire qualcuno appena escono fuori da qua. Possiamo fargli il vieni, pronti, pronti? Get over! No, non è andata. Alla prossima, alla prossima. Rodog ha due modalità di tiro, una più lontana che è questa, e una da vicino che è questa. Vediamo un pochino, dammi un attimo. Esci qua, esci qua, esci qua. Non esce qua. Rodog con l'abilità E si può curare. Come potete vedere, è sicuro un casino. Ed ecco perché è un tank che effettivamente non supporta bene gli alleati, nel senso non ha scudi per nessuno. Pensa solo a se stesso, ecco, vedi. Però può fare kill. Tante kill grazie al gancio di me. Le abilità ce le hai molto molto in fretta. Addio, addio mercy. È divertente, è un tank divertente, è più un tank damage dealer che un tank di supporto. Secondo il sottoscritto, anche se il secondo non esiste. Torna qua. Più che secondo me è proprio così, è un tank non di supporto. Non supporta veramente il team. Oh, presa! Bitch! Però, aia, male. Male, 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 male. Vieni qua. Muori. Come potete vedere, ecco perché è un damage dealer lui, in realtà, non è. Stai buona un attimo. Please, bitch. Please, vaffanculo. Ci ho tentato. Comunque, come vi stavo dicendo prima, Rodog ha due modalità di tiro per... non so se ho finito il discorso, quindi lo dico adesso. Ha due modalità di tiro con la sua arma. Una è questa ravvicinata, fa più danni da vicino, mentre questa fa più danni da media distanza. Quindi io faccio così, faccio tot danni e poi si apre il colpo. L'ulti di Rodog la vedremo a breve, tanto ce l'ho pronta. Può spostare un sacco i nemici. Questo è quello che fa. Fa tipo sta roba così. Però non mi è uscita. Perché? Perché non mi sono guardato le spalle. Avrei guardato dietro. E invece sono stato quello. Ho detto va, prova a mandare via Mercy. Invece è un cacchio. No, no, non è successo un cacchio. L'unica cosa è che quando attivate quell'ulti, praticamente spara a cazzo così, facendo un knockback ai nemici. Il problema è che l'arma comincia a fare così. Quindi è un casino anche mirarla come ulti. Però bisogna aspettare forse un momento più bellino dove ci sono tutte le persone, tutti i nemici, tutti attaccati. E poi colpirli tutti assieme. È la cosa migliore. Molto bella per buttare i nemici giù dai dirupi, per esempio. Vieni qua! POM! Aia, mi hanno fatto saltare un sacco. Grazie, Mercy. Però l'abbiamo uccisa. No, l'ho mancata tantissimo. Curati, curati, curati. Ok. Dai, 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 dai! Ok, 91 di vita. Ci siamo persi un ulti della nostra Zarya. Però non fa niente. Dov'è? 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 Lo posso buttare giù. Io posso buttare giù le genti che fanno le ulti. Se riesco a colpirli, ovviamente. Ogni tanto mi viene il panico. Quindi non riesco bene a colpirli quando sono in ulti loro. Però non ha importanza. L'importante è essere convinti di quello che si sta facendo. Allora, vediamo. Aspettiamolo. Guarda, va. No! È sceso giù all'ultimo così. Non vale mica. Era mio. Aiuto. Dove siete? Vieni qua. Perché non riesco a colpirli? Non ne ho idea. Però dobbiamo stare attenti. Rodog ha sparato la sua ulti e... So cazzi. Non è vero. Mercy ce l'abbiamo ancora? Sì. Ok, grazie. Vieni qua. No, mi ha spostato, puttana. No, mi devo curare. Ok. Mi ha spostato, non sono riuscito a ucciderlo. Tracer invece di Mercy. Ma no, ci serve l'healer. Facciamola spostare un attimo.
ho colpito il nulla. Au. Ok. Continuiamo qua. Ah, se per caso sentite dei rumori tipo da fuori, roba del genere, scusate, ma ho la finestra aperta perché c'è un caldo della Madonna. Chi è sardo, comunque sia nelle isole in generale o al sud dell'Italia, può capirmi molto bene. Per quanto ci... cioè, c'è caldo in tutta Italia, ok, però qua ce n'è veramente tanto di caldo. Vieni qua. Muori. Ok. Vediamo se riusciamo a tenere il punto per questi 2 minuti. Non credo. La vedo complicata come cosa. Vieni qua. Non abbiamo più il curatore. Questa è una cosa bruttissima. Il tizio ha cambiato. Non voglio scrivere niente. Oh! No! Peccato! 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 Perché adesso si è preso un tank? Ma è livello 4? Ah, ecco perché, ok. Sì, perché abbiamo un livello 4 per non so quale motivo. E niente. Cosa? Cacchio è successo? Ok, via dall'Ainu. Okay. Dai, che palle ogni volta. Beh, che io mi posso comunque sia curare, quindi non ho problema per Mercy, però più che altro per gli altri. Merda. No. Merda. Sono morto. No. Ce l'hanno fatta. Fanculo. Due ulti per abbattermi, vero, eh? Ora usa Mercy invece di me. Mercy. Abbiamo due Mercy ora. Cioè, a quando zero, a quando due. Comunque, volevo dirvi che sto giocando le competitive. Non so se volete vedere magari qualche competitiva di tanto in tanto. Non ne ho proprio idea. Questo me lo dovete dire voi. Se vi fa piacere vedermi in competitive. E ovviamente quella se ne va via. Come se nulla fosse. Au. Non abbiamo gente per difendere. Sto notando questo. Ok. C'è un bastion lì dentro che non serve a un cacchio di niente. Se te lo posso dire. Adesso muori però, Kiko. Che cacchio. È tutta l'ora così, era. Dai, dai, dai. No. Grazie per le cure, Mercy. Ok. Vediamo se riusciamo a... vabbè, a cagare, va. No, mi hanno spostato di nuovo. Quella era morta. Via da qua. Via, 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 via. Via, 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 via. Ok. Ah, ok, c'è Mercy che mi sta curando. L'avevo neanche vista. Vieni qua. Muori. Dov'è, dov'è, dov'è? Ok. Ok, allora, abbiamo un minuto per tenere... sto cos'è, muori. Muori, ho detto. A mezz'ora lì. Muori così. Ok, siamo infuocati persi. Questa è sua, meglio distruggerla. Non ho capito quel bastion cosa c'è. Ah, ecco, ok, stava proteggendo qui così. Perfetto, non riuscivo a capire. Comunque, stavo facendo le competitive. Non so se effettivamente volete vedermi in azione lì. Perché i match comunque sia sono fatti da diverse istanze, diciamo. Nah, mancata. Help, help. Nessuno? Ok. Vabbè che non è che io stia... vieni qua. Muori. E porta l'invita adesso. E porta l'invita adesso. Nah, l'ho mancata. Quindi ditemi voi se volete vedere qualche match competitive. Io posso farlo tranquillamente. Tanto sto praticamente giocando solo lì. Faccio partite rapide. Giusto se devo far video. Quindi ormai gioco solo in competitive. Tanto è la stessa cosa. Un attimo. Shot. Ah, me l'ha attaccata ma non mi ha ucciso, penso. Merda, avevo lo scudo. Questo è un problema. Questo è un gran problema. Penso, mi sa che abbiamo perso. Hanno fatto un ottimo... sì. Peccato. Peccato, abbiamo giocato bene noi. Fa vedere.
cure fornite. Oro in cure, ovviamente. Su me stesso, però. Si attacca, signori. Riandiamo con Rodog, ovviamente. Il video è incentrato su di lui a questo punto, quindi vai a dire: hey, doppia mercy, wow. Vogliamo proprio vincerla allora, eh? Una delle cose più belle di Overwatch è probabilmente questa: poter distruggere le cose prima dell'inizio della partita. Questo non fa disto, questo sì, però. Te cactus di merda. Cactus di me. Anche i Vas. I Vas. Metti, vai. Si va. Olè. Curami, grazie. Una volta che si cura, si può fare questo e altro. Allora, facciamo il. Facciamo team play. Zarya non l'ho colpito, troppo lontano. Attenta al danno. Allora, se ora. Che cazzo ho fatto? Ma perché? No. Vieni qua, vieni qua, merci, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Ma tranquillo. Allora, quella era colpita, signori. La tranzolla. Non ci provare minimamente, Bastion di merda. Muori un sacco. Bastion è uno dei personaggi più odiati sul gioco, perché fa un fottio di danni e fa esageratamente troppi e troppo veloce lei. Lui l'ho mancato. Olè. No, no, Zarya, no, no, woman no cry, mi spiace. Lesbo girl, Zarya. Perché si sposta così? Cacchio, era morta, era. Vai, continua a curare, merci. Cura anche un po' gli altri, va. Il problema è che Rodog non è proprio fatto tantissimo per difendere il team, quindi. Ed ecco perché Bastion è odiato. Guarda che cazzo fa, guardalo. Questo è Bastion, signori. Ma penso non farò mai un video su Bastion, perché lo odio. Io l'ho usato tipo un'ora massimo, un'ora di gioco con Bastion. E sono a livello 75, quindi le ore di gioco le ho in generale. Quindi, signori miei, Bastion schifo, non mi piace proprio, non mi piace zero, purtroppo. Però a quanto pare il mio team è riuscito a spingere un pochino qua. Vorrei aiutare loro. Vieni qua. Vaffanculo. Vedi, vedi che Bastion è una merda. Cacchio, aspetta un po'. Era qua, no? Vieni. Ok, niente. Pensavo di averlo colpito, invece non gli ho fatto un cacchio. No, non gli faccio niente a quella torrettina. Mi serve danno diverso. Muori. Ok, buona così. Abbiamo colpito un paietto di persone, dai. Era troppo lontana. Era troppo lontana. Che palle. Ho detto vieni qua, ti ammazzo. Invece è un cacchio, guarda. Non ne frega niente a lei. Vieni qua. Sono tutti qua, perfetto. Ma vaffanculo, va. Ma che merda, guarda adesso, guarda. Tua mamma. Però riusciamo a mandarlo via, questa è la cosa bella. Vieni qua, vieni. Ok, se vi riunite qua, signori miei, io mi curo e poi ho la ulti. Yeah, vaffanculo. Via, via, sciò. Mi serve aiuto, però. Cacchio. Qualcuno, non c'ha nessuno. Vabbè. Grazie. Buona così. Ok. Ma vaffanno. No. Bello. È bello avere dei compagni di squadra alle volte. Se io ho l'argento nei danni inflitti, significa che sono secondo in danni, signori miei. Abbiamo Tracer. Ma dai. Ma dai. Se sono secondo in danni è un po' grave come tank. Nel senso, sì, ne faccio un sacco di danni con lui, però. Che cavolo. Oddio, il mio mouse.
Niente, abbiamo perso, signori. Mi spiace, non sempre si può vincere. Ma l'altro video avevo vinto. Non ho idea. Però dai, ce la siamo più o meno giocata. Almeno in difesa ce la siamo giocata, va. È un po' chi ha fatto il play. Quando mai? Non l'avrei mai detto, Bastion di me. Bastion di me. Guardalo, sta fermo e poi via. Yeah, guardate, sono fortissimo. Sono il personaggio più forte su Overwatch io. Guarda, mobilità a scoppio. Comunque, signori, spero che il video con Rodog vi sia piaciuto. Guarda. Spero che il video con Rodog vi sia piaciuto. Se avete richieste particolari da farmi per quanto riguarda gli eroi da utilizzare, magari nei prossimi video, scrivetemi pure nei commenti. Quindi ci vediamo a un prossimo video, dai, speriamo che vada meglio la prossima volta, perché se no mi incacchio.